Buongiorno a tutti. Allora, ieri è arrivata la risposta delle Iene. La risposta mi è stata data dall'autore, nonché inviato, Marco Chipinti delle Iene. Ebbene, alla mia domanda, il materiale che vi ho mandato, soprattutto le registrazioni e intercettazioni telefoniche, sono state da voi ascoltate? La risposta di Marco Chipinti è stata sì. Gli ho detto, allora lo farete il servizio? A quel punto mi ha detto no, perché secondo le Iene, tenetevi pronti, nelle registrazioni telefoniche tra il sottoscritto e una dipendente dei Renzi non ci sono le prove provanti che all'interno della Marmodiv venivano effettuate delle illegalità. Io a quel punto gli ho detto, ma che cazzo stai dicendo? C'è una persona che lavora all'interno dell'azienda Marmodiv, ti racconta per filo e per segno tutto quello che è successo negli anni e ti ho legato 750.000 euro di fatture false, in più la denuncia che ho presentato alla Guardia di Finanza il 26 di ottobre, e tu mi vieni a dire che queste non sono prove? Gli ho detto, scusa, ma dovevate essere voi le Iene che con questo materiale dovevate andare a fare le indagini, a chiedere, a domandare? Gli ho detto, voi non siete Iene, siete dei telecomandati, dei radiocomandati. Allorché lui ha detto, noi non facciamo chiacchiere come a differenza di te. A quel punto io mi sono arrabbiato e gli ho detto a questo signore che si chiama Marco Chipinti, mandategli questo video sulla sua pagina Facebook, Marco Chipinti delle Iene, gli ho detto, non mi devi più rompere i coglioni, non mi devi più cercare perché sei un buffone. Come fai a dire che queste registrazioni che vi ho mandato non siano esplosive? Solo te me lo devi dire. La verità è una sola, gli ho detto, caro Marco Chipinti. Voi siete al servizio di Berlusconi, di Renzi, perché non si capisce le motivazioni per cui attaccate solo il Movimento 5 Stelle e la Lega. E con questo l'ho mandato a fare in culo, l'ho bannato, gli ho tolto l'amicizia, gli ho tolto qualsiasi forma di contatto con il sottoscritto, perché sono vergognose. Le Iene sono più vergognosi degli altri. Quando vanno a fare dei servizi, li vanno a fare non perché c'è un interesse pubblico, ma perché sono telecomandati. Questo è quanto. Le Iene si sono fatte sentire con me ieri. Vi ripeto il nome, Marco Chipinti. Tra l'altro, il signor Marco Chipinti si è recato anche con il signor Filippo Roma dentro lo studio di Carlo Taormina, l'avvocato. Ed era tutto interessante invece lì, capito? Improvvisamente la questione Renzi, fatture false, assegni falsi per le Iene non diventa più interessante. Speriamo invece che lo sia per la Procura della Repubblica di Cuneo, di Genova e di Firenze. Iene, ma quale Iene? Siete solo dei poveri cagnolini bagnati. Arrivederci a tutti.